cuts, right? I would say it's too risky. They, I mean, the zone is in the opposite direction, like a little bit to the left. And I would say they have enough mats to not even go for it. Because like you said, I mean, they don't know. There could be probably like 10 mats on that guy. Mm-hmm. So it would be quite a risky play. Dude, look at this freaking structure. Oh my gosh. Nice. It's a, okay, so it's a 2x1, but it's all made of metal. A really smart thing is actually to like go directly underneath your enemy when you're building, because I mean they can't have an angle on you shooting down, directly down on you if they're in a 1x1. It's a smart tactic to do end game if someone's tunneled up really, really high. Just go underneath them. Look, this is Tfue. His teammate has gone down. He's got elimination, an un-elimination, elimination. Yeah, Tfue and Cloak, man, they're a deadly team. I mean, I think you even said it like a week ago. Yeah, I mean, they are known for being one of the best teams in these tournaments, or just in general, like one of the best duos. So let's see how they perform right now. Oh, man, top eight situation. Tfue has high ground, which is huge. But look, the circle's coming in. Yeah, and this is what I'm talking about. When you build high up in end game, you have to drop down, or you could just build like one platform out to the next zone, and that's risky, very, very risky. So it's almost not worth it to build high up unless you know the next circle is nearby, and it's really, really tiny. Bad, and I have no movement. Man, so you can hear him talking about not having movement. This is tough, especially it's just one of the two team members. There's still six players. So what I'd imagine is it's probably a duo, maybe two, and then singletons, right? Nice. Right. Okay, and there's one of the other singletons. Finds eliminations. Playing it very smart. Not overly like being aggressive. He's just picking his shots, and just when he sees an opening, he takes it. He doesn't try to pick fights. He only goes for the shots that he can take. Mm-hmm, mm-hmm. No, we can't. Crowd dot wave. Pro dot wave. Teammate popping a chug jug. Yeah, that's interesting to see late game. I feel like you don't really have 15 seconds. If like a really, really good team will pressure you, and if they damage you, they'll most likely push, and they don't give you that opportunity to have 15 seconds to spare. So It looks like maybe they gave him the space that they needed, right? Yeah. Pop that chug. I have perfect timing. Oh. Here's a circle moving. Oh, they gotta be careful, man. The circle ticks for 10 damage at this stage in the game. It moves fast, and as you can see, someone's caught in the storm. Not Vivid. And Vivid goes down. Oh wow, so Not Vivid has been eliminated. That means Poach is probably above him. One person remaining right now. This has got to be Poach. This has to be Poach up top. No, we're let that man. He's trying to take it down, make the whole thing fall. He's trying to break the connecting piece. He's not connected by. Sure, he's not connected by. Look, you can hear him talking about it. It's only connected by two pieces there. He drops down. Oh, it's connected. No way, man. Wow. If he clutches this. It's There's possible. Too much pressure. He's got to put pressure back. Otherwise, they're just going to keep on firing. He needs to make a play happen other than just building, right? Get a little pop a shot, build again, get the high ground. He's stressful, Nick. Oh, my. Here it comes. Oh, wait. No way. Oh, my. Tfue. It was Tfue. No way. What a play. Wow. It was Tfue? And that means they will get that kingpin bonus now. Oh, my gosh. Wow. What an insane end. What an insane end. I thought it was going to go definitely for the team. Who they both had two people alive, and you would have thought that they would have, team fired or got it. But, man, Tfue. Oh, geez. That was so close. It was so close. Tfue. Let's check out those final moments from that last game. Unbelievably stressful. But man, the victory royale, which means king, meaning triple the points in the next game for each elimination they get. One elimination, that's 3 points. That is huge. Man, that is huge. Ninja Reverse. Vediamo come se la giocano. Qua serve una prestazione perfetta per loro. Serve una prestazione perfetta per loro, ragazzi, perché sbagliare anche la terza significherebbe compromettere tutto. Tutto l'allenamento e tutto ciò che hanno fatto. Nel frattempo Distortion knocka Flower, quindi Lupo è da solo. Lupo attualmente da solo, Ninja, avanti Ninja, come c'è Ninja che gioca così, ragazzi, quando mai. Però è così che devi giocare. No, arriva il miss, non è entrato il colpo. Non è entrato il colpo. Adesso ragazzi sono fatti spottare ed è un 2v2 ad armi pari perché... razzo però! Razzo di reverse. Non è male l'idea di pusharli così. Sono due, uno nel Fort Hatter a reverse. No. Oh, he finished him too. This is it. 2v1 against Ninja. Ninja's low health as well. Low ground. Wait, did he get clinger? I don't know. Non credo che Ninja potrà fare i miracoli. There's more.
More clingers, gas grenade, or small. Oh, wow. È quasi impossibile, raga. They are going hard body right now, trying to find ninja. È quasi impossibile con un pump di quel tipo. That means the other one is ninja. Oh mio dio! What? 3 HP, very low mats for ninja. Excels is a console player. Oh my gosh, so this is Excels. Excels and Symphony Rex. Parliamo pure se. No, no, cosa cazzo fai? Ma cosa cazzo cambi? Ma questo è impazzito. Devo vedere dal feed se muore ninja o no. Sto tenendo sott'occhio lì, in basso a sinistra, per vedere se muore o se farà kill. Ma cosa cazzo cambia la cam? Cioè, un 1v1 con ninja che poteva... poteva cambiare la situazione e questo cambia. So as like a player that's competed, what do you think? Doppia kill per ninja. Doppia kill per ninja, pazzesco. Pazzesco ninja. Senza vita, ma parliamo comunque di ninja, non pensavo, sono sincero. Davvero un'ottima giocata, bravissimo ninja. And then, you know, in the 8th game I end up I haven't scored in top 20, but let's say, you know, I came davvero like pazzesco 30, ninja, eh? Cioè, indubbiamente una giocata di alto livello qua. Non ci avrei scommesso un euro, sono sincero. Neppure sarei portato. Cypher a pista. Vediamo come sarà giocato Cypher. Bravo, la sticky ci sta. Lo kill, è normale, lo killi per forza con le sticky. Non... lo killi per forza, mentre scende gli prova l'hit. Ecco al Thompson ragazzi, fa male. È bianco, ce la fa, dovrebbe farcela. Bravo, su Crafty. Perfetto raga, perfetto. Perfetto. freaking love me. He's happy. I would be too. That's huge, man. Sir Demetrius. Due kill per Cypher. Comunque si mette in una posizione favorevole perché ora prende tutti i colpi. Il problema sono molto spesso i colpi perché non hai quasi mai la possibilità di poter sdraiare in maniera massiccia perché non arrivi a volta con 8-10 colpi, ok? E questo è molto spesso questo è un problema, molto spesso questo è un problema. Comunque ninja pazzesco, ninja ha fatto una roba incredibile, cioè spero che la possano rivedere perché voglio rivederla. Cioè ninja è stato incredibile. L'abbiamo detto un secondo fa che non stava rendendo tanto, ma ha fatto una roba pazzesca ninja, non è semplice per niente a questi livelli. Che il livello è molto alto, riuscire a fare una cosa del genere e sistemare la partita. Due punti comunque per lui, che non saranno troppi, ma comunque è una buona base. Si deve costruire tutto il torneo adesso, ovvio. È una cosa mentale. La lancerà. Per i prossimi tornei però devi tryhardare, cioè sono tryhardi sbicchia. Quali i prossimi tornei? Vabbè, ci saranno dei tornei, oh, madonna! Ma comunque io questo non lo conosco. Space Lion non lo conosco, bro. Veramente, Fizz? Madonna, non ci madonna, credo. Che cecchinata. Ignorante. La staccare automatica. Raga, ma per non vedere il ritardo, mettete direttamente la live loro, così almeno come sì, infatti, sto guardando quella loro. Perché è inutile che guardate la mia. GG ninja. Guardi la chat, la riduci con all'altra e metti... Quella... È vero, perché c'è il doppio ritardo sullo... No, che... Non lo uso mai. Ninja doesn't give you that opportunity. It's really, really smart. Apri due pagine, una la riduci e la metti a posto. Ninja è stato sempre scelto. Direi che se poi guardi la chat sulla destra. No, ci sta. Mitzi è ancora vivo. Ci sta la pagina, bro. C'è la missione. Apri solo la chat. Beh, lo è pure. Perché spreca tutto il materiale. E non è neanche tanto di legno. Per nulla praticamente l'ho sprecato. Ci sta spiegato Giulio, 200 di materiale sarebbe per nulla. Vabbè, un altro sfigato. Ma dove, Matteo? No, tizio caso Madonna. Ah, ha chiesto che c'era su Discord. Ah, si ho letto. 37 players left, Nick.
Io voglio vedere Ninja che è in solo, cavolo. Vabbè, ma non può far vedere solo Ninja. Ma secondo te la Tamburo è molto più forte della Pino? Sì, infatti io prendo la Tamburo. La Thomas, non mai fa chiamare Tamburo. Tamburo, quella lì. Cioè, questo Tfue si sta divertendo così. Sì, parecchio, anche a tutti i medici che c'ha. Si sta divertendo, prima o poi arriva una cecchinata in fronte proprio. Cioè, che secondo me gli arriverà una cecchinata lo... Guarda di più che cacchio. Appena lo spottano. Vedi, si è messo là, sta in safe, li sta noccando. Ma alla fine però sta sprecando solo colpi, perché non può noccare, cioè non può confermare quasi nessuno così. Sì, ho capito, non conferma nessuno, però intanto... intanto cosa fa? Toglie appunto agli altri. Appunto agli altri, ma toglie cure. Cioè, lo aiuta a prendere la vittoria. Se, sì, ho capito, ma se prendi la vittoria, prendi punti, magari il game dopo te lo giochi in un'altra maniera per fare ancora più punti quando ce l'hai sì, per tre. Se l'hanno ragionato così, sì, è vero. Già l'avevo intuito pure prima. Cioè, tipo se fai... so, 10 kill, sono 30 kill. Esatto. Il problema è se riescono a giocarti poi il game dopo come vogliono. Un HP. Se si salva così, no, ma si è ritardato. L'ha preso.